Wow, è arrivato il mio momento e adesso ero felicissima, felicissima da una parte e dall'altra avevo un po' di paura perché vedendo le puntate Pechino precedente ho detto è una bella prova, però ero contentissima. Io ho detto wow, Pechino Expert con la Francesca Piccinini. Mi ha fatto molto piacere, e come ho detto e ho ripetuto più volte, di essere uno dei 240 circa di media, calcolando di media 10 copie all'anno e 11 anni che lo fanno, dei partecipanti, quindi un privilegiato. Ma all'inizio avevo tante paure, sai, il fatto dove veniamo, chiedere passaggi, mangiare, pulirsi, lavarsi, però poi dopo quando ero là mi sono proprio adattata a qualsiasi cosa, anzi mi sono fatta proprio, ogni giorno mi facevo i complimenti perché dicevo wow, grande Franci, perché mi sono adattata in maniera perfetta. No, a me anche mi ha sorpreso un po' il fatto di vivere, trovare un po', ancora non pensavo che ci fossero ancora un sacco di persone che vivono con niente e sono felici. Si torna indietro con la mente di tanti anni, ricordando anche i racconti della nonna, quando ti dicevano che andava, mia nonna andava a prendere, faceva il passo falzare a piedi, per andare facevano il baratto con il burro, uno portava le uova e gli davano il burro. Ecco, e lì vedi queste situazioni qua ed è incredibile, torna indietro con la mente, bestiale. Ti devi veramente resettare la testa e dire che fortunato avere tutto quello che ho, insomma. Emozioni, sensazioni sempre belle, perché veramente noi per loro eravamo degli sconosciuti e loro ci aprivano le loro case con un sorriso, con gli occhi veramente con tanta curiosità di conoscerci, di darci tutto, appunto loro comunque non avevano tanto, ma quel poco che aveva, ma che avevano, c'hanno tutte dato la possibilità di farci stare a nostro agio. Ogni persona, ogni famiglia che ci ospitava a dormire, poi anche diciamo i passaggi un po' meno, perché tante volte prendi passaggi dove non hai neanche contatto perché monti dei furgoni, dei camion, c'è di tutto di più, no? Dove non parli con le persone, gli fermi, gli racconti, poi dopo ti cannano nella cassone e per tutto il viaggio, più lungo, più corto, non ci parli, no? E gli dici grazie, grazie, e ti dispiace quasi anche non poterli ringraziare, salutare, perché c'hai il cronometro che incombe il tempo di arrivare davanti agli altri, quindi resti un po' anche deluso di questo, di non poterle ringraziare, perché poi dopo ti danno quel passaggio che per te è un toccasana per andare avanti nel percorso, nella gara, e poi dopo non li vedi più per il resto della tua vita, no? Questo è, mi dispiace. Ma io non è, sono una che dentro la valigia tante cose metto, indispensabile. Chiaramente una cosa che porterò sempre, che porto tutt'oggi, comunque una mia agendina dove mi disegno tutte le mie cose, però per il resto posso fare a meno di tante cose. No, a me piace sempre portare tutto e anzi anche in più nella valigia, perché comunque abbiamo una situazione di comodo, in viaggio abbiamo le macchine, gli aerei, o non viaggi come viaggi a Pechino che devi portare la roba in spalle, e mi porto tutto, però una roba che invece lascerei volentieri, questo l'ho scoperto lì, lascerei volentieri a casa il telefonino, quello è una cosa fantastica, perché non hai, sì, ti mancano i tuoi cari, ecco, forse è comodo per quello, i bambini, sentire la tua famiglia, però il telefonino, lo stress, il lavoro, gli impegni.
purtroppo nel mondo moderno, nel mondo di oggi, non ne puoi fare a meno. Beh, lì è la natura, qualsiasi posto che andavi è la natura che ti lascia bocca aperta in ogni posto che vai, in ogni posto che vedi, e anche quando cammini, che non hai neanche tempo perché sei stressato, corri, vai avanti, ti fermi, fermi le macchine, sei, non riesci ad apprezzare quello che quello che vedi. Ma una cartolina di un tramonto bellissimo che ho visto, e quello sicuro lo vedete.